Ciao a tutti amici acquariofili, vi do il benvenuto in questo nuovo video di Philos Aquarium. Come state? Spero bene. Spero che i vostri pesci siano sani come un pesce. In questo breve video vi spiegherò in tre punti cosa fare quando i nostri pesci si imbattono in qualsiasi tipo di malattia, da quella più grave a una malattia passeggera. Sapete benissimo che nei video in cui parlo di malattie dei pesci d'acquario, specifico sempre che la principale causa è lo stress. Quindi, in poche parole, andrò a descrivervi tre modi per diminuire lo stress nei nostri pesci quando non stanno bene. Ma prima, come sempre, se siete interessati al mondo dei pesci e degli acquari e volete saperne sempre di più, vi invito a iscrivervi al canale, così da imparare settimana dopo settimana qualcosa sui pesci. Per quale motivo, prima di fare qualsiasi altra cosa, dobbiamo diminuire il livello di stress nei nostri pesci quando non stanno bene? Beh, semplicemente perché andiamo a preservare il loro sistema immunitario. E di conseguenza, il primo consiglio che posso darvi è di non usare medicinali appena il pesce dimostra dei sintomi. Giustamente vi starete chiedendo, ma scusami, io vado ad aiutare il sistema immunitario con dei medicinali. La risposta è completamente opposta, perché con i medicinali, specialmente nelle malattie più gravi, i nostri pesci sono costretti a sprecare le loro ultime energie per far entrare in circolo l'antibiotico. Mi spiego meglio. Molte volte somministrare il medicinale a dei pesci equivale al colpo di grazia. Questo perché se abbiamo un pesce già debole, andando a somministrare il medicinale di qualsiasi tipo, il nostro pesce farà sicuramente molta fatica per farlo entrare in circolo e quindi dargli un senso medicinale. Per il pesce che ha una malattia non grave aiuta, ma per quelli che stanno male 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 quasi sempre li porta alla morte, perché essendo già deboli noi invece che dargli energie gliele togliamo inserendo un medicinale. Quindi questo primo punto spero sia chiaro. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Il punto 2 invece è molto semplice. Spegniamo le luci dei nostri acquari. Quando un pesce sta un po' male è sempre bene lasciare che ci sia la luce il più naturale possibile, evitando di conseguenza rapidi cambiamenti di luci, specialmente per chi ha le luci bianche a LED come le mie. Nei casi più gravi, ma gravi gravi, è opportuno anche addirittura coprire la vasca con un telo, un lenzuolo, per far sì che anche di giorno il pesce possa stare al buio. Per quale motivo? Fateci caso. Se qualcuno di voi ha già spiato i propri pesci mentre dormono, quindi dopo una due orette che è stata spenta la luce della vasca, i pesci non solo rallentano il loro metabolismo e quindi sprecano meno energie, ma hanno un colore più pallido, che è la conseguenza del fatto che stanno utilizzando meno energia. È come se fossero in risparmio energetico. Stessa cosa se vedete un pesce rosso o una carpa nel periodo invernale. Quando non devono utilizzare troppe energie, quindi bruciare troppe calorie, il metabolismo rallenta talmente tanto da spegnere la colorazione e spegnere anche il pesce, quindi nuota lento lento lento. Quindi, tenendo il pesce al buio, avremo un pesce pallido, sì, però un pesce che preserva le energie che invece sprecherebbe al sole mettendo un colore sgargiante. E di conseguenza, facendo così, si avrebbe una probabilità maggiore che il pesce guarisca da solo, quindi autonomamente con la forza del proprio sistema immunitario, senza quindi utilizzare i medicinali. Ultimo punto, che questo vale per tutti coloro che si stanno avvicinando al mondo degli acquari, lo dico perché anch'io lo facevo all'inizio, era stimolare il pesce sbattendo il vetro o cercando di prenderlo in mano, spostarlo con un bastoncino, eccetera. Quando un pesce sta male non va mosso per nessun motivo, quindi non fare toc toc sul vetro, quello assolutamente vietato. Non provare a prendere il pesce in mano, a meno che non si vogliano vedere delle lesioni particolari da eventualmente disinfettare. E non obbligare il pesce a nuotare quando non è in grado. Questo accade specialmente per chi ha dei pesci rossi con un'infezione alla vescica natatoria, che vedono il pesce nuotare storto e si pensa, naturalmente, perché si va a ragionamento, quindi si pensa che incitando il pesce a nuotare il problema si possa risolvere autonomamente, ma non funziona così. Una frase che conclude secondo me al meglio questo video è: un buon acquariofilo deve prendersi cura dell'acqua e non dei pesci. Questo perché se
ci impegniamo a avere una qualità dell'acqua ottima, i pesci fanno da sé. Può succedere che si ammalano, ma si sistemeranno da soli, al 90% dei casi. Con un'acqua di qualità, di un acquario ben avviato, con un buon sistema di filtraggio, oppure una buona piantumazione con piante specifiche, può sicuramente risolvere tutto questo, quindi tutto quello che ho detto fino ad ora. Quindi nessun tipo di malattie da curare, nessun tipo di medicinale da usare e nessuno stress da parte dell'acquariofilo. Che altro dire? Un saluto a tutti e ci vediamo nel prossimo video di Filos Aquarium. Ciao!